Siamo arrivati alla pagina sportiva, ci occupiamo di calcio. Dopodomani, sabato, Pescara in trasferta a Sassari in casa della vice capolista Torres. Gara in programma alle 14 con diretta in chiaro e in esclusiva su Rete 8 con un corposo pre-gara che inizierà alle ore 13. In studio, lo saluto subito, c'è Massimo Profeta. Benvenuto, buon pomeriggio, Massimo. Buon pomeriggio, Paolo. Proprio per le ultime in casa biancazzurra, sì. A partire magari anche dalle condizioni di Zeman e poi per sapere se Bucaro farà dei cambiamenti rispetto all'ultima partita giocata in casa. Allora, intanto le defezioni, quelle certe, Tuňov per squalifica e Vergani che è ancora infortunato, però sarà pronto probabilmente per la partita con la Carrarese del prossimo 10 marzo quando si giocherà in casa l'Adriatico Giovanni Cornacchia con inizio alle 18:30. Oggi, la notizia di oggi l'abbiamo appena pubblicata sul nostro sito www.rete8.it, Merola è in dubbio perché è uscito dolorante al termine della seduta mattutina dopo uno scontro di gioco con un compagno di squadra, assolutamente fortuito, sono cose che capitano, potrebbe essere stata interessata una parte del muscolo della coscia, però insomma vedremo, è da valutare, secondo me partirà, sarà convocato in questo momento, però la sua presenza a Sassari dal primo minuto è in dubbio. Per quanto riguarda invece le altre notizie, c'è il ritorno di Accornero di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, che ha saltato le ultime 7 partite, dunque un'importante freccia nella faretra, diciamo così, di Bucaro. Dicevi prima di Zeman, è stato dimesso oggi dalla clinica Pierangeli, era stato solo ricontrollato un giorno in clinica, ieri era stato ricoverato, è stato visitato come sempre a perfezione dai dottori Guarrecini, Dorazio e Salute, tutto procede nel migliore dei modi sia dal punto di vista cardiaco che vascolare, quindi è stato dimesso questa mattina, qualche giorno di riposo, e quindi diciamo che prosegue il recupero del boemo che rimane un'icona sotto tutti i punti di vista. Abbiamo detto del Pescara, quindi Merola è in dubbio, domani la seduta di rifinitura, Torres Pescara, partita importante, Bucaro ha cominciato bene la sua avventura tra virgolette sulla panchina del Pescara come responsabile della prima squadra, una vittoria meritata contro la Lucchese. La Torres si è messa alle spalle, Paolo, il periodo critico che capita a tutte le squadre. La Torres è l'assoluta rivelazione del girone B, veniva da 4 sconfitte in 5 partite, 4 di cui 3 consecutive, adesso invece ha infilato 3 vittorie di fila e la Torres è sempre seconda in classifica con ben 15 punti di vantaggio sul Pescara. Forse il Cesena non ha avuto ancora questa crisi. Esatto, alla fine la differenza è stata proprio questa, la Torres, esatto, ha perso quelle 4 partite, il Cesena ha continuato a vincere. Allora ricordiamo Pescara in campo sabato alle 14 ma con la diretta su Rete 8 a partire dalle ore 13. Parliamo anche del Pineto perché il Pineto invece giocherà domani sera alle 20:45 in casa contro la Carrarese, punti preziosissimi. Assolutamente, il Pineto tra l'altro è uscito a testa altissima dal Manuzzi, lo diciamo, insomma poche parole per ribadire quello che abbiamo visto, tra l'altro abbiamo trasmesso la partita in diretta su Rete 8 domenica scorsa. Il Pineto ha veramente giocato una buonissima partita, è girata quella gara nel momento in cui è stato espulso Tonti al 46esimo del primo tempo, però per un'ora anche in 10 uomini fino al 20esimo del secondo tempo, cioè fino a quando non è stata sboccata la situazione dal Cesena, dalla squadra romagnola, il Pineto ha tenuto testa alla super capolista del campionato, tant'è che ha avuto sullo 0-0 nel primo tempo, Paolo, la più limpida delle opportunità, sì, che è stata sprecata da Gambale, occhi negli occhi con il portiere del Cesena Pisseri, poi è arrivato il primo gol e subito dopo il secondo, però insomma davvero è uscito a testa altissima il Pineto in 10 uomini dal 46esimo minuto del primo tempo per espulsione di Tonti dunque salterà per squalifica, il match con la Carrarese in programma domani alle 20:45 allo stadio Mariani Pavone, non ci sarà neanche Sannipoli per lo stesso motivo e tra l'altro non rientrano neanche diciamo così lungo deggenti oltre ad Amadio e Marafini, lungo deggenti tra virgolette, però sono già diverse partite che mancano, anche Evangelisti, Traini e Schirone, vero e proprio lungo deggente perché si infortunò nel match di andata dello scorso 11 ottobre all'Adriatico Giovanni Cornacchia contro il Pescara, rientra però in grosso che ha scontato
rifiutato due turni di stop causa squalifica. La Carrarese ha cambiato decisamente marcia, decisamente passo col nuovo allenatore Antonio Calabro, che è subentrato Alessandro Dalcanto. Nelle ultime 7 partite, Paolo, 5 vittorie e 2 pareggi, terzo posto in classifica, addirittura ha segnato la Carrarese 18 gol nelle ultime 6 partite, 3 di media a gara.